Allora, un anno dopo l'inizio del mio viaggio alla rinomata pizzeria di Jonathan Goldsmith a Chicago, siamo qui a Napoli, dove centinaia di anni fa nacque la pizza e dove si trovano i più importanti e antichi pizzaioli. La pizza non è un prodotto standard, è un modo di essere napoletano. Allora, la prima è stata la marinara, 1847, la margherita ci abbiamo dati del 1850. La regina Margherita ha fatto un'opera di marketing per avere il consenso nella città di Napoli. Lei, mangiando un cibo del popolo, faceva piacere al popolo che lei mangiasse lo stesso cibo. E quindi tutti quanti sono entrati nelle pizzerie e hanno detto: mi fai la pizza della regina, mi fai la pizza Margherita, è nato il nome pizza Margherita. Ma l'evoluzione della pizza non può esserci, nel senso che la pizza è un prodotto tradizionale. Che sembra facile, prendi un po' di farina, ci metti un po' di pomodoro sopra, hai fatto la pizza. Ma la pizza napoletana è un'altra cosa. Le mani sono fondamentali perché spingono l'aria verso l'esterno e creano il cosiddetto cornicione, che è molto alto e soffice. Poi in napoletano si dice una cottura al bacio. La classica è la margherita, che poi rappresenta i colori della bandiera italiana, non ce lo dimentichiamo. Allora, come cucina in Italia, dal sud quasi fino a Roma, siamo i numeri uno al mondo. Perché? In Italia, al mondo, figurati. E vedi tu, quello che assaggi e assaggi dici che è tutto buono. Assaggia frittatina di maccheroni, la vera cucina napoletana, sempre campana. Very good. Perché sempre campana? Perché se vai dopo Roma non sanno cucinare. Tambo. Apri di più, fai vedere dentro. Vedi? Ma mangia tutto, vedi? Mangia tutto. Ma che buono! Non mi dire very good! Dai, okay. No! Fuori dal mondo! Fuori dal mondo! Eccola! Questa è più buona che la morta! Questa è la droga. Ma che altro assaggiate? Non c'è più. There's something incredible about this city. There's a certain generosity. To try Enzo's pizza and to be with my friends at Di Matteo. Each time I come back, I always feel that I'm given a gift. Il lievito, la farina, il sale, l'acqua, è chiaro, sempre prodotti di prima qualità. E poi alla fine bisogna metterci il cuore, noi la chiamiamo passione. Allora, essere artigiani significa esprimere se stessi in quello che si fa. It's what's inside you that really makes something special. Siamo artigiani, nel senso che noi trasformiamo da elementi un prodotto che diventa pizza napoletana. E allora cosa troviamo nella pizza? Sì, è la farina, prodotta appena fuori Napoli. I pomodori che crescono nella ricca terra attorno a Vesuvio. La fresca mozzarella. Ma è ancora molto di più. È la passione italiana, è l'anima italiana, è l'amore trasmesso dalle mani dei maestri pizzaioli ai nostri cuori attraverso la pizza, che nutre non solo i nostri corpi, ma anche le nostre anime. Quindi... E tutti conti! Alla salute! Evviva il buon cibo, evviva il buon vino! È la spiritualità del cibo. Oh, wow.